Questo è un bancale permanente. Questi pure sono bancali permanenti. E anche questi sono bancali permanenti. Questi invece erano bancali permanenti. Adesso sono un po' un casino e basta. Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi del modo nel quale io faccio l'orto attraverso i bancali permanenti e per quale motivo secondo me è tipo il metodo migliore, meglio del biologico, meglio di qualsiasi certificazione si possa avere. Coltivare col metodo biointensivo in realtà non è una grandissima novità e non l'ho inventato io, anzi tutt'altro. Questo metodo si è sviluppato moltissimo negli ultimi anni grazie a alcuni market farmer, così si fanno chiamare, che strutturano piccole fattorie in metodo biointensivo, appunto, dove coltivano molto più che biologicamente in uno spazio molto ristretto e quindi intensivamente. Il coltivare su bancali permanenti è sicuramente molto di aiuto per questo, perché riesce a ridurre tantissimo lo spazio e aumentare tantissimo la produzione. Ma veniamo un pochino più al dunque e vediamo come costruire un orto biointensivo. Principalmente io lo faccio appunto costruendo questi bancali permanenti, che possono essere fatti in due modi più o meno, maggiormente di solito, diciamo. Quelli che vedete dietro di me in questo momento sono delle specie di letti rialzati. Ok, un attimo di contesto, perché nel bancale che ho appena lavorato e costruito, un po' in tutti questi diciamo, andrò a mettere ortaggi a foglia più che altro, ma anche altre cosette. Però intanto vado a mettere tutte le insalate, bietoline. In più, consociate insieme a questi ortaggi, metto anche delle cipolle. Queste sono cipolle dorate. Sta bene consociata insieme a ortaggi a foglia. Ottimizziamo lo spazio. Quello che vado a mettere sono queste bietoline qua, che non lo so, sono 36 bietoline. 36 insalate. Le vado a mettere in un modo che siano modulari. Voglio provare a fare questa cosa che avevo fatto in un bancale l'anno scorso. Diciamo che mi sono reso conto che soprattutto con ortaggi come la bietola, questa bietola qua soprattutto, che è quella colorata, facile da raccogliere per tutta l'estate. Quindi la metterò in un modo che sarà giostrabile il bancale, in modo da poter piantare anche altri ortaggi, ma senza mai andare a disturbare questa, nel senso che questa sarà sempre presente sul bancale e nel mentre ruoteranno altre ortaggi. Questo l'ho fatto perché in questa zona c'è molta più umidità nel terreno e, onde evitare ristagni idrici, ho creato questi bancali rialzati, staccati dal piano, nei quali andrò a piantare le mie piantine e nelle quali si creerà una specie di microflora, microfauna. Come potete vedere da questi due bancali attorno a me, in questo caso ho messo proprio in atto la pratica del bancale permanente, cioè che sono andato a lavorare per piantare queste meravigliose cipolle lucchesi soltanto per quanto riguarda la parcella e non tutto il pezzo di terra. Questo mi ha reso possibile poterlo lavorare anche manualmente in maniera molto più semplice, perché il terreno numero uno era quasi già lavorato, perché non avendolo mai calpestato e quant'altro era molto più facile da lavorare, quindi si può fare anche manualmente, e in più la superficie è molto circoscritta, quindi non è che dobbiamo per forza lavorare un campo intero. Come vedete sono nella parte di orto dedicato all'aglio, cipolle e robe del genere. E queste sono tornate le mie amate cipolle lucchesi. Ne ho altre 500 da piantare quest'oggi e sono qua davanti ai due bancali che andrò a utilizzare. Sono coperti con la paglia, ma adesso, a differenza di quello che ho fatto fino ad ora, vado a toglierla tutta. Questo lo faccio per diversi motivi. Il primo è che si sta sviluppando tantissima erba infestante, sia qua che dove ho già piantato le cipolle. Ora, dove ho già piantato le cipolle vedrò un po' cosa fare, se lasciare la facciamatura o toglierla, ma per adesso qua voglio toglierla.
My friends, I'm in a very big difficult because of time. Porca vacca. Ragazzi, che casino, che casino, follia pura. Voglio presentarvi una cosa. No, questo affare mi servirà per piantare le cipolle. In realtà mi è già servito. Non so se vedete che tre file perfette che sono venute qua. Ma sono contento del risultato, in effetti. Premendo questo a terra faccio tre buchi, ma adesso vi mostro. Devo preparare anche tutta questa proda e piantarla e annaffiarla. Tutto questo in meno di un'ora. Vediamo se ce la facciamo. Adesso dovrebbero essere 4 e 10, esattamente 4 e 10 in punto. Vediamo se in un'ora o anche meno magari, sarebbe proprio meglio. Ce la faccio a fare tutto questo. Già che a fare così non entra più di così, non è che sia proprio il top. E comunque era coperto da facciamatura. Quindi la pioggia all'inverno l'ha compattato comunque. C'è dell'ortica. Diamogli una scompattata. Come mai sto usando questa e non la grillinette come prima? Con questa mi muovo più velocemente, più agilmente, e in più ho visto anche che utilizzando questa le zolle si rompono un po' di più e mi piace di più l'effetto. Ora, come avete visto, io l'ho preparato tutto con la forca vanga. A questo punto ci sono tutte delle zolle abbastanza grandi che compongono il nostro bancale e dobbiamo andarle a rompere. Dunque, adesso ho due scelte. Uso la zappa, come ho fatto stamani sull'altro bancale, oppure uso questo, che è tipo una zappa ma due cosi. Ah, potrei anche fresare ovviamente. Volendo si può usare la fresa. Vorrei evitare, vediamo se riesco. Oppure uso questa che è un po' più piccola. Adesso faccio una prova con questa, che anche se più piccola è molto più tagliente da questo lato, quindi vediamo un po' che succede. Ok, provo questo. Non è che sia proprio... Questo terreno è il primo anno che lo coltivo. Si vede che è veramente vergine, ricco di aggregati e di lombrichi che lasciano quelle specie di micro pallettine, no? Si vede che c'è una bella struttura. Se si compatta diventa unito, ma appena si rompe molto friabile. Questo terreno è una bomba, è limoso, è una figata. Sono fortunato io ad averlo, non sono stato bravo a mantenerlo perché questa è la prima volta che lo coltivo e non ci ho quasi mai fatto niente. A parte in inverno averci messo la facciamatura sopra per proteggere. Non ho fatto una mazza. Due bancali soli sono più di 500 cipolle, quindi niente male. Vi racconto un attimo la storia di questi due bancali. In principio avevo costruito tutto questa parte di orto con diversi bancali permanenti, tipo quasi 20, erano 16 mi sembra, per poterli fare passare l'inverno in tranquillità senza che il terreno venisse eroso e sciupato dal freddo eccessivo. L'ho protetto e coperto con della facciamatura di paglia, facciamatura che ho lasciato per diverse coltivazioni, che ho appunto seminato in autunno, come per esempio gli agli e anche alcune cipolle, mentre per quanto riguarda questi bancali non li avevo ancora piantati e quindi li ho lasciati coperti così come erano con la paglia. Adesso sinceramente mi sono reso conto che la facciamatura di paglia è un po' un problemetto, perché inizia ad essere difficile togliere le erbe infestanti senza andare a sarchiare. Dobbiamo aspettare che siano abbastanza grandi da poterle estirpare, ma dopo questo vuol dire fare tutto un lavoro manuale lentissimo.
tantissimo e lunghissimo. Mentre in questo caso ho deciso di togliere completamente la faccia matura, che comunque aveva fatto il suo lavoro perché aveva protetto il terreno per tutto l'inverno dalle piogge e dal freddo. Adesso che si entra nella bella stagione e nella primavera, lo lascerò scoperto per poter andare a fare delle lavorazioni molto più semplici, come la sarchiatura, per mantenere calme le erbe spontanee, diciamo, per non chiamarle infestanti. Negli altri bancali dove c'è la faccia matura di paglia posso ancora decidere di toglierla. Nel momento nel quale non sarà più così semplice gestire le erbe, l'andrò a togliere. Come avete visto, nei bancali di aglio, soprattutto nei vialetti, si è creata molta erba, sì. Non è per forza un male, perché comunque finché resta di dimensioni piccole crea una copertura del terreno viva anche quella. E il problema si ha quando inizia a prendere il sopravvento e entra in competizione con i nostri ortaggi. Questo non va assolutamente bene. Per evitare questo va presa in anticipo, quindi molto probabilmente adesso andrò anche a sistemare bene quei bancali di aglio, perché non voglio ritrovarmi tra un mese con l'erba alta e l'aglio che sparisce sotto l'erba. Queste che vedete qua accanto a me sono delle insalate che sono andato a piantare direttamente su questa pacciamatura, questa piccola parte di bancale. Prima di andarla a piantare queste insalate meravigliose che stanno venendo veramente bene, sono andato ad aggiungere un pochino di pacciamatura e mettere le insalate. Come vi dicevo prima, si riesce a massimizzare veramente tanto lo spazio con questo metodo. Se avessimo dovuto lasciare un camminamento tra una fila e l'altra, avremmo dovuto allargare la coltivazione di molto e avremmo sprecato un sacco di spazio. Per chi come me coltiva in uno spazio relativamente piccolo, per cercare di creare una certa produzione di sostentamento, può essere molto molto utile andare a utilizzare questo metodo, che ti permette di girare intorno molto facilmente alla tua proda coltivata senza dover per forza creare 600.000 passaggi. La cosa importante è dare il giusto spazio alle piante, anche se non dobbiamo troppo esagerare, perché comunque è importante che l'ortaggio, quando cresca, vada a creare una specie di autocopertura del terreno, in modo da limitare sia l'evaporazione dell'acqua che la crescita delle erbe spontanee e infestanti. Per questo metto tutte le piante ad una distanza sufficiente da far sì che le piante inizino a toccarsi ad un certo punto della loro crescita, così che possano creare un vero e proprio manto di copertura, ovviamente senza esagerare, perché altrimenti non avranno abbastanza spazio per crescere. Questo lo devo ribadire, perché poi mi venite a dire che sono un mannaro e che coltivo gli ortaggi troppo vicini. Non sia mai, eh? Per coltivare su bancali permanenti come questi si possono decidere poi di utilizzare diversi approcci. Personalmente cerco di ridurre le lavorazioni al minimo, senza eliminarle però del tutto. Comunque ritengo che una minima lavorazione sia utile per mantenere la struttura del suolo e non andarlo a danneggiare troppo, ma anzi cercare di mantenere la sua integrità il più possibile, così da avere una fertilità il più naturale possibile, senza dover andare ad aggiungere troppi concimi. Quello che vado ad aggiungere solitamente io è della materia organica e poi microrganismi, micorrizze, induttori di resistenza, distillati vari, macerati fatti da parte mia, tutto il più naturale possibile, che sia macerato d'ortica, quello di equiseto, fertirrigazioni appunto a base di concimi liquidi più biologici che si può. Andare inoltre a ridurre le lavorazioni sulla parte superficiale del terreno ci aiuterà tantissimo nella fase di diserbo. Infatti, dopo diversi anni che la terra non viene rovesciata troppo, anche se soltanto magari lavorata nella prima parte della superficie, si andranno a ridurre tantissimo le erbe infestanti, perché i semi su quella parte di terreno esauriranno. Se in più la andiamo a tenere occupata il più possibile, senza lasciare che l'erba al di sopra ci cresca e vada a seme, riusciamo a
mantenere una grandissima integrità, e questi risultati li ho visti palesemente anche nelle prode che vi ho fatto vedere prima, che adesso sono andate un po' in vacca a causa dell'inverno, dove d'estate ho coltivato pomodori, peperoni, peperoncini, e le erbe erano veramente veramente irrisorie, perché il terreno non era quasi mai stato rivoltato più di tanto per qualche anno, e quindi i semi delle infestanti erano totalmente esauriti. Io anche per oggi ho parlato abbastanza, spero che questo video possa esservi stato utile per magari provare ad affrontare l'orto anche da parte vostra in questo modo. Vi ringrazio per essere stati qui con me, vi chiedo di iscrivervi al canale, di commentare qua sotto scrivendo qualcosa se avete delle domande o anche solo per un saluto, andate a seguirmi su Instagram, lasciate un mi piace che aiuta moltissimo il canale, e noi come sempre ci vediamo qui con un nuovo video prestissimo. Ciao belli!